Quindi qui adesso troviamo un attimo, adesso che abbiamo parlato, vediamo con calma il la ripartizione di quei termini che avevamo visto prima. Quindi sì, adesso ne possiamo parlare con chiarezza. E quindi quello che dicevamo, il significato, anche per vedere un po' il significato fisico di quelle espressioni che abbiamo scritto, la cosa importante appunto sulla quale ho insistito è questa, cioè da una parte dobbiamo capire con che livello di energia il fluido si presenta all'ingresso della macchina che stiamo prendendo in considerazione, che dobbiamo verificare se va bene quella macchina, e in questo entriamo, va bene nel senso della cavitazione, ok? E quindi, per esempio, riportiamo insomma questo su un diagramma dove su queste ordinate vediamo le energie, ok? E quindi tutto questo rappresenta quella, tutta l'energia con la quale il fluido si presenta, quindi energia di pressione, energia cinetica, all'ingresso della macchina. Se andiamo a sottrarre la pressione di saturazione, vi ricordate il concetto è che abbiamo detto dobbiamo vedere che riserva di energia abbiamo nei confronti della pressione di saturazione, nel senso che questa dipende dall'impianto, ok? Ed è questa. Quindi se noi non cambiamo impianto, facciamo lo stesso impianto, evidentemente, però dove per esempio l'acqua invece che a 20 gradi è acqua a 80 gradi, ok? Questo che cosa significa? Che questo termine qua è rimasto lo stesso, perché l'impianto è lo stesso. Allora, riscaldiamo, invece di prelevare acqua a 20 gradi, prendiamo dell'acqua che esce da uno scaldabagno, insomma, ok? Parecchio, vabbè, insomma, bella riscaldata, diciamo a 70-80 gradi. È chiaro che, poi lo vedremo anche con dei numeri, più in là faremo un esempio, questo trattino che voi vedete qua diventerebbe un tratto grande praticamente così, ok? E quindi a noi interessa proprio la riserva, cioè la differenza fra questo e questo. Questo è quello che prima a parole ho cercato di dire quando abbiamo definito l'NPSHA e l'ho chiamata riserva di energia nei confronti del fenomeno dell'evaporazione. Adesso con il diagrammino forse si vede meglio. Appunto l'NPSHA parte dal livello di energia con la quale il fluido si presenta alla bocca di aspirazione della pompa, ma chiaramente lo devo confrontare, nel senso che devo andare a vedere la differenza tra questo livello di energia e il valore della pressione di saturazione, espresso nelle unità di misura opportune, chiaramente coerenti, per poter fare il confronto. E quindi questo dipende dal circuito, dalla storia, a monte, quindi quello che abbiamo detto prima, noi ci dobbiamo andare a calcolare, andare a vedere, dopo lo prelevo da quel serbatoio che abbiamo detto più di una volta, il liquido farà un percorso di un certo tipo, faccio una stima sostanzialmente delle perdite in quel circuito, per differenza mi ricavo il residuo di energia del fluido, ok? So di che liquido parlo, se è acqua, se è alcol, se è olio, quello che sia, ok? So a che temperatura si trova e quindi conosco questa P con S su R, mi determino il mio NPSHA, mi calcolo tot metri di NPSHA disponibile, ok? Devo andare a vedere che quello che io ho a disposizione sia più grande di quello che dissipo ulteriormente, cioè da questo vado a consumare all'interno del corpo macchina prima di entrare nella girante vera e propria, dove
riceverò energia dalla girante e questi problemi andranno a scomparire. Ok, allora quello che dicevo prima, abbiamo delle perdite di carico distribuite lungo questo tratto che dipendono, come ormai sapete bene, siamo abituati a vedere, dipendono dal materiale sostanzialmente con il quale è fatto questo corpo in pompa, dalla lavorazione superficiale di questa parte interna della pompa, e chiaramente dipende dalla velocità con la quale il liquido cammina all'interno di questo tratto. Dalla velocità quindi significa, diciamo, come abbiamo detto, dalla portata, e in particolare dipendono dal quadrato della velocità, quindi dal quadrato della portata. Ok, poi abbiamo, come graficamente, insomma, quello che abbiamo detto prima, abbiamo una perdita sostenuta, abbastanza evidente, in occasione della deviazione che il flusso subisce nel passare dalla direzione assiale alla direzione radiale. Subisce una forte deviazione, come più volte abbiamo detto, queste variazioni di direzione comportano perdite di carico concentrate, che sono, in questo caso la deviazione è forte, la perdita è percentualmente significativa, e a titolo di esempio è quella che abbiamo rappresentato con questo tratto qui. E l'abbiamo anche scritta prima, la lavagna sostanzialmente proporzionale alla velocità, come al solito al quadrato della velocità. Quale velocità? Quella con la quale il liquido imbocca la girante, relativamente alla girante, all'etale della girante, quindi non la velocità assoluta ma la velocità relativa di ingresso del fluido alla girante. Proporzionale tramite una costante che abbiamo genericamente scritto, indicato con la lettera lambda, che chiaramente è una costante, è costante nel momento in cui abbiamo individuato la pompa, voglio dire, una cosa che non dipende dai parametri di esercizio, non dipende dalla pressione, non dipende dalla velocità, cioè dipende da come è fatta la pompa, chiaramente. Se cambio pompa avrò un altro valore per questa costante, il tutto mi determina questa caduta di pressione. Ci aggiungiamo anche l'accelerazione che eventualmente subisce il fluido nel passare da C1A a C1, quindi anche se non è un'accelerazione, comunque l'energia cinetica che spende, il contenuto di energia cinetica che ha il fluido in quella sezione, tutto questo rappresenta la quantità di energia che la pompa richiede. Richiede di spendere esattamente l'NPSHR, è quello che la pompa chiede di spendere, richiede per innescare la girante. Se questa energia che il fluido deve spendere, spende, ok, ma da dove la va a prendere? La va a prendere da quello che aveva qui all'inizio, ok? E quindi è chiaro che dopo che ha speso questo per entrare, quello che gli rimane è soltanto questo, e devo appunto a questo punto, ecco perché questa pressione risulta così bassa, e questa è quella che devo confrontare con la mia pressione di saturazione. E come vi dicevo, in funzione di quanto è alta questa, e in funzione di quanto ho speso qua, e quindi di quanto vale questo tratto qui, io avrò verificato o meno quello che dicevo. Anziché ragionare in termini di volume, vabbè, questo, insomma, fisicamente significa questo, da un punto di vista poi del calcolo, appunto, come vi dicevo, è preferibile
fare riferimento a quello che abbiamo a disposizione, disponibile, available, ok, nei termini che abbiamo appena detto, l'energia in ingresso meno la pressione di saturazione. Il costruttore, come abbiamo detto, della pompa ci fornisce questo livello qui, e io a questo punto vado a confrontare, ma è come potete vedere è la stessa cosa fisicamente, vado a confrontare questo NPSH con questo NPSHR. Quando, come in questo esempio, questo supera l'NPSHR, io posso concludere che non c'è pericolo di cavitazione. Ok? Questo in prima discorso, e poi quello che avevamo scritto un attimo fa, quindi io così da questo grafico mi rendo conto che ok, questa pompa che ha questa caduta, questa richiesta nel corpo pompa, può essere inserita nel circuito che aveva questo a disposizione, ok? E non ho problemi di cavitazione, salvo poi appunto qua sul grafico non lo potevamo evidenziare, salvo poi che, come abbiamo detto, per dare un margine di sicurezza io vado a vedere che l'NPSH sia maggiore dell'NPSHR almeno il 20-25%, quindi non di 1-2%, ma quindi maggiore sì, ma maggiore di un certo maggiore sì, ma maggiore di una certa quantità per motivi di sicurezza. Abbiamo detto, basti pensare soltanto al fenomeno dell'invecchiamento delle tubazioni per comprendere i motivi di questo margine di sicurezza. Ok? Ci siamo? Diciamo, su questo argomento abbiamo quasi concluso, quindi è un argomento importante, come avete potuto intuire, quindi prima di aggiungere altro, insomma, come al solito vi invito, come sempre, prima di archiviare un argomento, vi invito a farmi pervenire tutte le vostre perplessità in merito. Ok, va bene. Allora, un'altra cosa, poi no, però non è che possiamo già archiviarlo, dobbiamo aggiungere delle cose importanti. Giusto adesso vorrei un po' di pazienza a scorrere queste immagini. Ok, queste non me le sto commentando perché le abbiamo fatto ieri, ok? Quindi non penso ci sia bisogno. Metto un po' di tempo per il fatto tecnico, non è la mia scelta. Forse il formato di queste immagini che non mi stupa. Niente, per completezza volevo appunto parlare anche di quello che vi avevo anche scarabocchiato io qua sotto, insomma, quindi diciamo in realtà quello che, come si presenta poi la pagina completa, perché da noi di solito fino a ieri ci siamo fermati a questi due diagrammi. In generale, per ogni sigla, per ogni tipo di pompa, e il quadro completo è costituito dall'insieme, poi vabbè, ogni costruttore adopera la grafica che preferisce, ma concettualmente il quadro completo è di solito rappresentato da questi tre diagrammi. Siamo sempre nel caso in cui la pompa è caratterizzata da una fissata velocità di rotazione e le possibili, diciamo, il campo di applicazione, il costruttore amplia il campo di applicazione di quella pompa non già prevedendo variazioni del numero di giri, per i motivi che abbiamo detto ieri, che quindi non starei a ripetere, ma semplicemente andando a tornire la girante del diametro nominale di partenza,
questo tipo di pompa da 24 cm per tornitura ottiene delle giranti più piccoline in maniera abbastanza economica, diciamo, e quindi riesce a proporre la stessa pompa, quindi non ha bisogno di progettare tre pompe diverse, non so se rendo l'idea, non ha bisogno di allestire una linea di produzione per tre pompe diverse, è la stessa che in maniera semplice, diciamo, però riesce ad allargare il campo di applicazione offrendo appunto delle giranti più piccole. Quindi tipicamente nella nostra scelta noi entriamo sui nostri diagrammi come al solito con la coppia di valori portata prevalenza, quindi individuiamo la girante che fa al caso nostro, ci muoviamo sempre sulla stessa verticale in corrispondenza della portata nominale, della portata di esercizio. Su quest'altro diagramma abbiamo detto anche in questo esempio, vedete, mancano le curve di isorendimento, quindi per calcolarci la potenza da qualche parte il rendimento il costruttore ce lo deve dare, o ci dà una tabellina o ci dà un diagramma, ma da qualche parte ce lo deve dare. In alternativa, se proprio non ce l'ha, insomma, allora per calcolarci la potenza assorbita, eccola qua, ci fornisce questi diagrammi, quindi ci muoviamo sulla verticale corrispondente alla nostra portata di esercizio, intersechiamo la girante che avevamo scelto come quella che è confacentesi al caso nostro, okay? E quindi insomma, a seconda di quale abbiamo scelto andiamo a leggere la potenza assorbita, che vi ripeto, insisto su questo punto, da ingegneri non è che abbiamo bisogno del diagramma. Non è altro che questi numeri che troviamo qua, non è soltanto che una rappresentazione grafica del prodotto delle ascisse per ordinate Q per H per la densità del fluido per avere la portata mastica, ma soprattutto diviso per il rendimento della pompa, quindi quello, come vi dicevo, cioè, una volta che abbiamo questi numeri, questi che leggiamo sulle ordinate sono il frutto di queste moltiplicazioni e divisioni di cui stiamo parlando, non di altro. Ok, e infine, per completare il discorso, come vi accennavo, l'NPSHR, eccolo qua, espresso chiaramente per coerenza nelle stesse unità di misura, come vi dicevo, anche se io non le amo, le unità del sistema tecnico con le pompe, insomma, sono ancora oggi molto diffuse, il motivo l'abbiamo anche detto, e quindi sempre nelle stesse unità di misura troviamo appunto quello che c'era, l'NPSHR, che ancora una volta andremo a leggere corrispondenza della nostra portata nominale, intersechiamo tre giranti, quindi tre curve diverse, okay, che qui un po' si sovrappongono, ma comunque diciamo andiamo a intersecare quella del diametro che ci riguarda, quello che avevamo scelto, okay, e leggiamo sulle ordinate il valore dell'NPSH, come vi dicevo, dell'ordine di grandezza del metro, l'ordine di grandezza. 3, 4, 5, 6, 7, insomma, e via discorrendo. Ok, quindi per la pompa che abbiamo scelto, questo ci dice tutto quello di cui abbiamo bisogno. Tramite le caratteristiche interne capiamo se la pompa è soddisfacente dal punto di vista delle esigenze che dobbiamo soddisfare, le esigenze dell'utente, dell'utilizzatore finale di questa pompa, cioè se gli facciamo arrivare la quantità, la portata giusta dappertutto dove la desidera con le caratteristiche. Quindi questo significa fare l'intersezione della nostra caratteristica esterna con quella interna della pompa. E quindi diciamo, se una di queste curve soddisfa le nostre, vuol dire che abbiamo trovato quella che per caratteristiche fa al caso nostro,
Poi rispondiamo, l'altra cosa che dobbiamo fare è rispondere alla, sicuramente alla richiesta di ma quanto consuma questa, questa pompa inserita in questo circuito, e quindi dobbiamo valutare la potenza assorbita. O per proporzionare il motore addirittura, ma come ho detto nel 99% dei casi non ci sarà bisogno di proporzionare il motore, ma nel 100% dei casi ci sarà bisogno di stimare il consumo di energia assorbita per il funzionamento della, della pompa. Infine l'ultimo compito appunto l'MPSHR, quindi dal canale ce lo andiamo a leggere, e a questo punto questo valore lo teniamo presente e lo dobbiamo, però appunto il nostro compito è quello di andare a calcolarci, chiaramente dal diagramma non possiamo leggere l'MPSH, che ripeto, l'ho detto numerose volte, penso che vi è ben chiaro, e dipende dalle caratteristiche del circuito in cui noi vogliamo montare questa pompa. Quindi il costruttore della pompa ci può dare queste informazioni qua che riguardano la pompa, ma certo non ci può dare informazioni sul nostro impianto dove noi la vogliamo andare a montare, e quindi chiaramente compito nostro calcolare la l'NPSHA e confrontarlo con il valore numerico che leggiamo sul diagrammino di questo. Ok, chiaro il modo di procedere? Va bene. Allora, a questo punto con un po' di calma non ci resta altro su questo argomento, cioè non ci resta altro da dire che insomma, fare un po' di commenti, nel senso che magari mi sarei aspettato anche che mi anticipaste, nel senso che è chiaro che viene spontanea una domanda. Noi qui abbiamo scritto, stiamo dicendo che andiamo a confrontare questo che calcoliamo con questo, e quindi abbiamo detto se questo lo supera, e lo supera di un 20-30%, la domanda che viene spontanea è che succede se questo è minore di questo? Facciamo questo calcolo e vediamo che... Allora, sicuramente vuol dire che non possiamo montare quella pompa in quel circuito così com'è fatto il circuito. Quindi, in base a quello che abbiamo detto, cioè da che cosa dipendono questi due termini, è chiaro che abbiamo due ordini di interventi possibili: uno sull'impianto, sul circuito, per cercare di aumentare NPSH, l'altro molto più semplice, cioè nel senso che da parte nostra non è che chissà che sforzo dobbiamo fare, è vedere se ci sono pompe che hanno quelle caratteristiche di funzionamento ma con un NPSHR più basso, che non è difficile, insomma è una cosa un po' male, cioè, è chiaro che è questa che sembrerebbe la scelta più facile, vi dico subito che in realtà è l'ultima spiaggia a cui ci si occupa, per due motivi importanti. Prima di tutto perché prima di tutto perché chiaramente pompe, più è basso l'NPSH richiesto da una pompa, più è costosa la pompa. C'è poco da fare. NPSHR basso significa una pompa più sofisticata, significa soprattutto, appunto, abbiamo visto da chi dipende, abbiamo visto sui diagrammi, l'abbiamo scritto qua, significa una pompa più lenta, ok? Più lenta, se la pompa è più lenta, lenta nell'oggetto, è chiaro che quelle velocità, la velocità assoluta, la velocità relativa, tutte queste velocità sono proporzionali, non linearmente, ma sono proporzionali alla velocità di rotazione della pompa.
quindi se una pompa può girare più lentamente, sicuramente le perdite in quel tratto sono minori e quindi l'NPSHR è più basso. Ma far girare più lentamente la pompa significa prima di tutto montare un motore che appunto non faccia i canonici 2900 giri, ma sia più lento, e quindi già il motore che la va ad azionare è un motore un tantino più sofisticato e quindi più costoso. Ma l'altra cosa importante è che se la facciamo girare più lentamente, e però chiaramente ci deve dare sempre la stessa portata, perché sennò abbiamo una pompa più piccola che abbiamo risolto. La portata deve essere la stessa, se le velocità diminuiscono deve essere più grande la pompa, gli dobbiamo dare a questo liquido che si muove più lentamente, gli dobbiamo dare più spazio per passare, ritrovare. E quindi ecco perché fra una costruzione più accurata, un motore di azionamento più sofisticato, dimensioni maggiori, questo significa che c'è proprio questa proporzionalità inversa fra NPSHR e costo della pompa. Questo è uno dei motivi principali per il quale diciamo questa ricorrere a pompe con NPSHR più basso sia non è proprio una scelta facile da fare. In particolare vi aggiungo un dettaglio che aggiunge poco a questo punto, diciamo, quindi per abbassare NPSHR sicuramente occorre che la pompa quando è possibile abbia una velocità di rotazione più bassa. E per applicazioni particolari, ma che appunto poi fanno lievitare i costi, esistono delle pompe che vengono prodotte proprio con l'obiettivo di avere NPSHR molto basse, perché in alcune applicazioni particolari, chiaramente la cosa più semplice che mi viene in mente è quando appunto il liquido ha una temperatura elevata, no? Quindi il picone sul RO aumenta e l'NPSH diminuisce bruscamente, okay? E allora lì è chiaro che se non posso fare altri accorgimenti sull'impianto, allora è chiaro che devo vedere effettivamente di sostenere lo sforzo economico, ma trovare una pompa con un NPSHR piuttosto modesto. E ci sono delle pompe particolari per questi impieghi che sono delle pompe che davanti alla girante che abbiamo visto nelle immagini fino a un attimo fa, la classica girante centrifuga, hanno una piccola girante assiale che ha il compito appunto di innalzare di poco la pressione, solo appunto allo scopo di aumentare l'NPSH del fluido. Ok, e in modo tale diciamo questa piccola girante assiale che normalmente induce poche perdite nella sezione di imbocco riesce in questo modo ad abbassare in maniera abbastanza significativa l'NPSHR complessivamente richiesto dalla pompa. Si chiama questa piccola girante assiale messa davanti a quella centrifuga, si chiama inducer, okay? E viene adottato appunto, è chiaramente una scelta abbastanza sofisticata che fa lievitare i costi e che in compenso riesce ad abbassare in maniera significativa l'NPSHR, però appunto come vi dicevo
insomma, raramente, insomma, a meno che uno non sia proprio costretto, ricorre a questo tipo di scelta. Chiaramente invece dall'ingegnere che sta installando una pompa in un impianto, tra l'altro può capitare anche dal punto di vista professionale, può anche capitare un problema leggermente diverso, ovvero l'ingegnere viene chiamato perché la pompa già esiste, già sta installata nell'impianto e ha dato qualche segnale di inizio, così incipiente cavitazione, però appunto l'utente non ha nessuna intenzione di cambiarla, quella pompa, vuole eliminare questo problema, ma non vuole spendere i soldi per cambiare la pompa, parliamo magari di una pompa di una certa consistenza e quindi di un certo costo, ma a parte queste cose che di costume, diciamo, veniamo a noi, insomma, a quello che stavamo dicendo prima. Quindi chiaramente per provare a fare qualcosa affinché questa disuguaglianza sia verificata, abbiamo detto, a parte i discorsi che abbiamo appena fatto adesso sulla pompa, e qui ripeto, la cosa è semplice, in un modo o nell'altro devo soltanto provare a cambiare pompa, non c'è molto altro da discutere. Invece, diciamo, più articolato è il discorso che riguarda l'NPSH, ovvero gli interventi sull'impianto. Che abbiamo detto, l'NPSH dipende soltanto da come è fatto l'impianto. Allora, la prima cosa più semplice e evidentemente da fare è quella di avvicinare la pompa, nel senso di abbassarla rispetto al pelo libero del serbatoio da cui andiamo a pescare, perché rendete conto facilmente, abbiamo scritto prima questi bilanci, cioè se anziché posizionarla qua sopra la posizionassi più in basso, è chiaro che la spesa che vado a parità di tutto il resto, ok, quel termine picon A sul ρ che sta nella mia picon A, uscirà 4 mezzi meno picon S sul ρ, questo chiaramente è in questo caso rispetto a quello che ho appena cancellato, chiaramente questo è maggiore, d'accordo? Vi trovate perché questo diminuisce. L'avevamo scritto prima il bilancio, non so se c'è bisogno di scriverlo, insomma, do un po' per scontato, e chiaramente, insomma, questo arrivo a questi due termini andando a sottrarre a pi atmosferico su ρ, andando a sottrarre il termine CZ1 e le perdite, e tutte le perdite nel circuito, che è questo, no? È il bilancio. Sì. Oh, e quindi è chiaro che quanto più è piccolo è questo termine, prima di tutto ho immediatamente un, quindi se io abbasso di un metro la pompa, questo immediatamente mi sale di un metro, quindi se qui non era verificato qua, perché qua veniva 2.9, abbassando di un metro questo diventa 3.9 e ci sto, 3.9 immediatamente mi dà pure il margine di sicurezza, mi basta abbassare di un metro questa cosa che appunto prima tanto ci voleva, però appunto bisogna vedere, cioè, non sempre è possibile poi fare questa cosa, ma se è possibile chiaramente la prima scelta, quella che dà gli effetti primi, scusate, mi stavo distraendo, cioè un metro ma qualcosa di più, perché avendo accorciato il tratto anche HP diminuisce, ok? E quindi un metro secco lo recupero sul G delta Z, ma recupero anche qualche altra cosa sulle perdite, almeno sulle perdite distribuite, e quindi diciamo l'NPSH aumenta di più di un metro, insomma, sempre per poter fare un esempio numerico, ok? Chiaro?
Se non, a volte però appunto è difficile, nel senso che posso avere degli ostacoli, qui insomma che materialmente questa pompa va incastrata in questo, insomma dipende poi da questioni di ingegneria civile, insomma, di dove sta. Dal punto di vista fisico, qualora è possibile, se dalla verifica mi trovo che non ce la faccio a verificare quella disuguaglianza, se è possibile la prima cosa che fa, da fare è sicuramente a abbassare l'altezza della pompa rispetto al pelo libero. In alternativa potrei provare ad alzare il livello dell'acqua nel serbatoio, che è la stessa cosa in pratica, okay? Qualora avessi degli ostacoli fisici, e qualora però anche questo devo verificare se io questo serbatoio lo posso effettivamente innalzare un po' e far salire il livello del pelo. Prima di vedere altri interventi, diciamo che su questa strada poi si prosegue quando appunto ci sono dei casi in cui l'NPSHA è molto piccolo o addirittura è negativo. Quali, immaginate la condensa del vapore nel condensatore di un impianto con turbina a vapore, quello sta già in condizioni di saturazione, non so se rendo l'idea. Quindi se vado a sottrarre le perdite di carico, è chiaro che l'NPSHA di quel liquido saturo diventa negativo. E quindi in quel caso lì, ma a parte quel caso, ci sono appunto casi in cui l'NPSHA magari il liquido non è in condensazione, ma come vi dicevo prima è a temperatura elevata. Vi ricordate quella, il diagrammino, il diagramma costruito qua sopra, dove appunto c'era il questo è l'NPSHA rispetto a tutta l'energia, e questa era C/S su Rho, ok? Ricordate questa immagine? Vi avevo detto, a parità di impianto, se io non tocco l'impianto, questo resta immutato, però se per esempio il liquido aumenta la sua temperatura, questo P con S su Rho cresce e l'NPSHA si riduce. Quindi se, l'esempio, mi pare che proprio prima ho fatto questo esempio, se questo era l'NPSHA che avevo a disposizione con acqua a 20 gradi, se quest'acqua si trova a 70-80 gradi, P con S su Rho cresce molto e l'NPSHA in proporzione si riduce molto, ok? E questo è effettivamente quello che succede. Mi ricordo a memoria un paio di numeri, nel senso che P con S su Rho dell'acqua a 20 gradi centigradi è circa, si misura in centimetri, diciamo, quelle unità di misura che stiamo adottando, quindi diciamo circa 0,3. A 70 gradi invece vale, non me lo ricordo con precisione, ma sicuramente vale qualcosa tipo 3 metri punto qualcosa, non so se rendo l'idea, 20-70 gradi. E chiaramente quindi in base a questi numeri, questi ordini di grandezza, è chiaro che l'NPSHA che è uguale a P con A su Rho più C con A quattro mezzi meno P con S su Rho, un conto è sottrarre 0,3, un conto è sottrarre 3, ok? E dato questi, l'ordine di grandezza di questo è sempre dell'ordine dei metri, e quindi è chiaro che se io nello stesso impianto vado ad innalzare significativamente la temperatura del liquido, è chiaro che il rischio
cavitazione è molto sostenuto, quindi a parte gli impianti dove il liquido è già in condizioni di saturazione. E quindi diciamo posso scegliere la pompa con l'NPSHR più basso possibile, ma comunque se questo numero mi viene un metro, tanto per darvi un ordine, un metro e mezzo, una cosa di questo genere, e in questo modo non riuscirò mai a trovare una pompa con un NPSHR minore di un metro, insomma, non so se rendo l'idea. Quindi diciamo l'alternativa è fare il contrario, cioè di montare la pompa qua giù. Devo insomma trovare una soluzione costruttiva, impiantistica, di questo genere qua, okay? Cioè di far lavorare, come si dice, la pompa sotto battente, okay? In questo modo il termine GZ, GZA, che nell'esempio di prima era un termine sottrattivo, no? Vi trovate? Quindi date le stesse condizioni al contorno. Prima GZA era un termine sottrattivo, ok? Tant'è che abbiamo detto che quanto più lo faccio piccolo, quanto più avvicino l'altezza della pompa al pelo libero, tanto meglio è, perché appunto risparmio su questo termine sottrattivo. Se la metto sotto battente, questo termine diventa un termine aggiuntivo, ok? Nella determinazione dell'NPSH, vi trovate? E quindi questo porta a vantaggi consistenti. A volte appunto sono costretto, se per esigenze operative ho un liquido che ad alta temperatura, che di suo già tenderebbe, è prossimo ad evaporare, quello che devo fare è proprio questo, cioè è costruire questo impianto ad hoc. Non ho alternative, non è che posso inventare la pompa più sofisticata del mondo, cioè, se quello sta già in condizioni prossime all'evaporazione, qualunque pompa, qualunque sia il suo NPSHR, mi provoca la cavitazione, e quindi devo necessariamente metterla sotto battente. Esistono che appunto nelle centrali termoelettriche, quando il caso limite vado a prelevare il liquido dal condensatore, queste pompe le devo mettere giù di 15-20 metri per ottenere appunto un termine aggiuntivo che mi faccia salire di molto, perché l'NPSHR, poi tra l'altro delle pompe, degli impianti da noi, per quanto sofisticate, però siccome devono fornire incrementi di pressione dell'ordine di centinaia di bar, ricordate la pressione massima tipica di un impianto motore con turbina a vapore dell'ordine dei 170, 180, 200 bar, quelle pompe sono costrette a girare piuttosto, date le portate in gioco, piuttosto velocemente, e quindi il loro NPSHR, le portate sono rilevanti, il loro NPSHR è di un ordine di grandezza più grande rispetto a quello che vediamo per le pompette che noi possiamo comprare per i nostri impianti, eccetera. Cioè parliamo di 20, 25, 30 metri di NPSHR richiesto. Ecco perché l'NPSHA deve essere talmente elevato, un valore tanto elevato, cioè dico soltanto se metto sotto un battente piuttosto consistente la pompa. Questo è uno dei due cose principali. E chiaramente l'ultimo intervento che si può fare per risolvere questa questione, ma dipende sempre da se è possibile, e appunto nelle centrali termoelettriche a volte lo si fa, è quello, quando questo liquido è così caldo, cioè insomma sempre compatibilmente con quello che poi si deve fare nell'impianto, quello qual è l'effetto utile, il servizio reale che quell'impianto deve andare a fare, è appunto abbassare la temperatura del liquido facendo delle iniezioni
di, immaginiamo che sia acqua ad alta temperatura, prima dell'ingresso della pompa, se è possibile un accorgimento, che dipende, perché se poi serve, insomma, se non si può fare, non si può fare, ma teoricamente se è possibile si va a iniettare acqua un po' più fredda, basta poco per, come quegli esempi che vi ho fatto prima, insomma, fare scendere la temperatura e si ottengono sostanziali, bastano pochi gradi per ottenere una sostanziale riduzione della P/S sul Rho e quindi del valore, sostanziale aumento dell'NPSH disponibile. Chiaro? C'è dubbio? Domanda? Osservazioni? Vediamo se pochi minuti. Chiaramente, allora, da questo discorso, è legato un'altra considerazione, cioè se ritorniamo allo schemino, quello che è abbastanza usuale, quello di mettere la pompa un po' più in alto, insomma, rispetto al rispetto al serbatoio dal quale vado a prelevare il liquido, e chiaramente da tutto questo discende immediatamente un certo tipo di discorso, e giustamente un vostro collega già ieri, l'altro ieri, qualche giorno fa, mi aveva chiesto: ok, d'accordo, ma facciamo in questo modo, è chiaro che la pressione può abbassarsi fino a un certo punto, però è evidente, viene spontaneo, allora dice sì, ma teoricamente questa differenza di quota quanto può essere al massimo? Cioè è chiaro che abbiamo capito, insomma, il discorso sull'NPSHA e la cavitazione e tutto il resto, però dico, se il liquido fosse acqua e appunto il serbatoio è aperto e quindi ha la pressione atmosferica, mettiamo un attimo da parte il discorso cavitazione, ok? Ma comunque quanto può essere alto questo tubo che pesca? 3 metri, 10 metri, 40 metri, 100 metri, insomma ci sarà un... noi che possiamo fare ad occhio questo discorso? Evidentemente la cosa è abbastanza semplice da tirare fuori, cioè sì, procediamo per gradi, cioè se in prima approssimazione trascuriamo un attimo il problema cavitazione, va da sé che il nostro bilancio, se facciamo il bilancio fra il pelo libero e la solita sezione A, come al solito la nostra equazione di Bernoulli ci dice che è la somma di tutte le perdite distribuite e concentrate nel circuito, d'accordo? Se per un istante trascuriamo pure queste perdite, facciamo finta che
che non ci sono, scusate, l'altezza, quella, diciamo, Gz, se questa è Z, questa è Z, ok? Diciamo che Gz lo chiamiamo H, l'altezza di questa sezione, la sezione A. Ok, facciamo per gradi, introduciamo questa cosa, poi la riprendiamo la settimana prossima. Diciamo che quindi se voglio calcolare H con A, questa evidentemente sarà P atmosferico su rho meno P con A su rho meno C con A quadro e meno le delta. Se, come vi dicevo, in un primissimo momento volessi trascurare tutte le perdite, immagino, e questo è abbastanza lecito, che va bene, faccio in modo che l'accelerazione sia molto modesta, questo termine non è nullo ma molto piccolo e quindi trascurabile, è chiaro che l'altezza dipende dal valore di pressione minima che sono disposto ad accettare. Teoricamente questa pressione minima quanto può essere? Appunto era lui che mi aveva fatto questo. Teoricamente questa può essere 0. Se ci mettiamo 0, H con A è la classica altezza cosiddetta torricelliana, cioè P atmosfera 1 è 0,33 bar diviso la densità dell'acqua in condizioni standard, e viene appunto un'altezza, un valore abbastanza classico, 10,33 metri, che è quello che corrisponde a un'atmosfera. Se voi andate sott'acqua, vi immergete e fino a 10, scendete di 10 metri, quel peso che sentite sulla testa, quella pressione che sentite nelle vostre orecchie, vi dà un'idea della pressione atmosferica, no? Ok? Ricordate, Torricelli dimostrò proprio questo, che questa pressione atmosferica noi non ce ne accorgiamo, perché non è che ci dà in realtà non è trascurabile, tant'è che lo sapete, se io realizzo una scatola, no? All'interno della quale estraggo tutta l'aria, quindi con una macchina apposita, una cosiddetta pompa a vuoto, insomma riesco a fare il vuoto dentro questa scatola, ci metto un tappo sopra, se siete capaci di aprirla, non so se rendo l'idea, perché sopra c'è questa pressione pari a una colonna d'acqua di 10 metri, ok? E da sotto non c'è nulla che spinge e quindi ecco che io non riesco ad aprire. Tant'è che non so se vi è mai capitato in cucina, che sanno questi barattoli che uno si accanisce insomma per cercare se appena appena si fa entrare poco poco di aria immediatamente si equilibrano le pressioni e se ne viene con una facilità estrema. Se non faccio questa operazione appunto è difficilissimo, perché c'è questa differenza. Mi ricordo che appunto fecero questa esperienza di fecero queste due, una sfera, no, divisa in due metà e poi accoppiate, all'interno della quale era stato prodotto un semivuoto, e poi attaccarono queste due semisfere a cavalli, due cavalli, quattro cavalli, non mi ricordo, uno tirava da una parte, uno tirava e non riuscivano a separarle. E quindi questo appunto sarebbe il classico 10,33. Quindi teoricamente, però, attenzione, torniamo a noi. E poi ci fermiamo perché torniamo a noi. Quindi teoricamente come ci siamo arrivati a questo punto? Abbiamo trascurato tutte le perdite in questo tubo, e questa non è già un'approssimazione abbastanza importante. Una ulteriore approssimazione, ma meno importante, è stata quella di trascurare, ma comunque anche questa è un'approssimazione di trascurare, e l'altra cosa invece importante, abbiamo ipotizzato di accettare una P con A su Rho finale 0. Chiaramente questo non può essere, tra l'altro appunto come abbiamo detto, se quest'acqua ha una sua temperatura non particolarmente elevata ma nemmeno prossima allo zero, è chiaro che quando P con A su Rho scende al di sotto
di quella di saturazione, avremo il fenomeno dell'evaporazione qui all'interno del tubo, ancora prima di arrivare all'occhio della girante. Quindi, tenendo conto, ci fermiamo qui e poi riprendiamo il discorso la settimana prossima, tenendo conto quindi del fatto che in realtà dovremo considerare le perdite, in realtà dovremmo considerare una pressione residua almeno superiore alla pressione di saturazione per evitare fenomeni di cavitazione già nel tubo, è chiaro che in realtà questa altezza massima è significativamente più bassa rispetto a questi teorici 10, parlando di acqua, più bassa di questi teorici 10 e 33 metri. D'accordo? Quindi se l'acqua è fredda, considerando le perdite, almeno le perdite e l'energia cinetica, diciamo un'altezza ipotizzabile dell'ordine dei 5-6 metri, insomma, massimo 7, insomma, non più, perché appunto dobbiamo andare a sottrarre Y e CA 4 metri a questi termini e un valore di pressione significativo. Se l'acqua è calda, chiaramente diminuisce in proporzione questa altezza. Okay? Lo mettiamo a posto, lo spieghiamo bene, però ci vuole qualche minuto, un po' di corso del gentile.